delle storie dimenticate, tra nastri polverosi e urla lontane, si nasconde un genere che ha fatto della realtà un incubo. Questo è il mondo dei found footage, dove l'orrore sembra più vicino di quanto possiamo immaginare. Il found footage ha una strana capacità di confonderci, facendoci domandare se quello che stiamo vedendo è davvero finzione. È nato nelle profondità del cinema indipendente, ma oggi continua a vivere, evolvendosi con le nostre paure. Il genere ha radici profonde. È una forma di narrazione che si basa sulla finzione del documentario, facendo credere allo spettatore di assistere a qualcosa di autentico, a frammenti di realtà catturati a caso. Una delle prime opere che ha definito il Found Footage è stata Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato nel 1980. Questo film non solo sconvolse il pubblico per la brutalità delle sue immagini, ma gettò ombre sull'idea stessa di finzione. Il realismo della pellicola portò Deodato a essere processato per omicidio finché gli attori non furono costretti a presentarsi vivi in tribunale per dimostrare che era solo cinema. Da contratto gli attori infatti non dovevano mostrarsi in pubblico per almeno un anno dopo l'uscita del film, un'idea particolare che serviva a promuovere il film innestando nel pubblico l'idea che quanto visto fosse reale. Cannibal Holocaust ha aperto una strada pericolosa che giocava con la finzione e la realtà, facendo sì che il pubblico mettesse in discussione ciò che vedeva. Ma fu solo l'inizio. Con Blair Witch Project il found footage raggiunse un nuovo livello nel 1999. Tre studenti scomparvero nei boschi di Bucketsville mentre giravano un documentario. Almeno questo è ciò che voleva farci credere il film. Il successo di Blair Witch Project non fu solo dovuto alla sua tecnica innovativa, ma anche alla straordinaria campagna di marketing che sfruttò il nascente internet per diffondere l'idea che il film fosse un vero documentario. Qui dobbiamo fermarci un attimo e raccontare per bene la cosa perché vi assicuro che è un vero delirio. Prima ancora che il film uscisse nei cinema, i registi Eduardo Sanchez e Daniel Mirik, o Mirik Svilupparono una dettagliata mitologia attorno alla Blair Witch, alla strega di Blair, una figura spettrale che si supponeva infestasse i boschi di Barkitsville, nel Maryland. Crearono un falso documentario che raccontava la leggenda e lo rilasciarono sul canale Syfy prima dell'uscita del film, aggiungendo strati di credibilità al mito. In un'epoca, poi, in cui il web era ancora agli albori, lanciarono un sito internet che fungeva da archivio fittizio per la scomparsa dei tre studenti, riportando prove e testimonianze sulla leggenda e sui ritrovamenti dei loro nastri. Il sito sembrava un vero sito investigativo, con pagine dedicate agli avvistamenti della strega e presunte storie di omicidi e sparizioni nel bosco. In linea con la strategia di Cannibal Holocaust, gli attori di The Blair Witch Project vennero presentati come persone realmente scomparse. Nella pagina del sito i tre erano indicati come dispersi, con tanto di schede anagrafiche e biografie che suggerivano che quello che stavamo vedendo fosse un vero documentario trovato nei boschi. Vennero affissi volantini con i volti degli attori che ne indicavano la scomparsa e venne redatto un finto dossier, per mano di un investigatore ed un giornalista, che era stato fintamente reso pubblico dai parenti delle presunte vittime della strega: con stracci di giornale. Atti di polizia, dichiarazioni di testimoni e soprattutto il diario di Ether. I registi sfruttarono forum e newsgroup per alimentare discussioni su internet, cercando di mantenere viva l'idea che il film fosse un vero found footage. Persone in tutto il mondo si domandavano se il film fosse reale, e questo passaparola fece esplodere l'interesse, portando il film a incassare oltre 250 milioni di dollari. A fronte di un budget ridicolo di circa 60.000 dollari. Fu così che, con un budget ridottissimo ed una telecamera traballante, Blair Witch non solo ridefinì il genere, ma dimostrò che l'orrore può nascere dalla più semplice delle suggestioni: il non detto e il non visto. Dopo il successo di Blair Witch, il found footage divenne un metodo narrativo consolidato. Nel 2007 due film portarono il genere su nuove strade: Rack, con il suo approccio claustrofobico all'epidemia e al contagio, e Paranormal Activity, che ridusse tutto all'essenziale utilizzando una telecamera fissa per catturare orrori apparentemente invisibili. Con Rack, lo spettatore è immerso nel caos e nell'angoscia di una quarantena. Che nasconde un orrore indicibile. Mentre Paranormal Activity sfrutta l'intimità della vita domestica, insinuando che il male può celarsi nel cuore della nostra vita quotidiana. Questi film non solo ampliarono il linguaggio del found footage, ma esplorarono il potere della soggettività. Vediamo ciò che i personaggi vedono, e spesso quello che non vedono è quello che ci fa più paura. Accanto a successi mainstream ci sono film che, pur non avendo ottenuto la stessa visibilità, sono diventati dei cult tra gli appassionati del genere. Uno di questi è Noroi The Curse, un film giapponese del 2005. Noroi è una lunga e paziente costruzione di tensione, un'indagine che si addentra nel folklore giapponese tra maledizioni antiche e forze sovrannaturali. A differenza di molti altri film del genere, questo preferisce mostrare il terrore attraverso piccole crepe nella realtà, portando lo spettatore ad un climax inesorabile. Nonostante sia meno conosciuto al pubblico, Noroi è un perfetto esempio di come il found footage possa manipolare lo spettatore, trascinandolo in un viaggio che sembra reale, un passo alla volta. Incredibilmente il genere ha anche subito un periodo di saturazione. Film come The Devil Inside nel 2012 ne sono un esempio. Nonostante il potenziale, l'esecuzione finì per essere prevedibile e priva della forza che aveva caratterizzato i suoi predecessori. Quando la formula diventa troppo abusata, perde il suo potere destabilizzante. Il pubblico inizia a percepire i meccanismi dietro l'orrore e l'impatto... Si riduce. È per questo che, paradossalmente, avrei voluto vivere il periodo di Cannibal Holocaust e Blair Witch in prima persona, da ignaro, per lasciarmi coinvolgere e comprendere il fenomeno in maniera più diretta. Negli ultimi anni abbiamo visto una rinascita del genere con film come Host nel 2020, girato interamente durante la pandemia e ambientato su Zoom, dimostrando di essere ancora capace di sorprendere e adattarsi ai nuovi media. Il found footage non è mai stato solo una questione di telecamere traballanti e urla improvvise o di jumpscare. È un genere che esplora il confine tra realtà e finzione, e ogni tanto ci ricorda che forse quel confine non è così netto come pensiamo. E così il viaggio nel found footage continua. Ci sono ancora tanti nastri nascosti da scoprire, tante storie pronte a essere svelate. Ma ricordate, a volte. Non tutto quello che vediamo è come sembra. A volte forse è meglio non sapere cosa si cela dietro l'obiettivo. Bene ragazzi, questo era il terzo e ultimo video della trilogia dedicata allo Spooktober. Il nostro viaggio ci ha condotto attraverso tre mondi, uniti da un registro narrativo che creano per me il vero horror. Atmosfere cupe e claustrofobiche degli incubi viventi che popolano Silent Hill. Dylan Dog che prende questi incubi di petto, dimostrandosi risoluto, certo, ma colmo di umanità. E infine, il cinema con i found footage che esplorano il terrore, insinuando il dubbio nello spettatore, che non sa più se ciò che vede è reale o meno. È stato un viaggio incredibile. In cui purtroppo non ho potuto fare a meno di raccontarvi qualcosa di me, di come mi piacerebbe che fosse costruito il genere horror e di quello che mi terrorizza veramente. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per aiutare il nostro lavoro su YouTube, ma basterebbe anche solo un'iscrizione o un commento ad aiutarci a far capire all'algoritmo che facciamo roba buona. A tal proposito devo ringraziare i primi due abbonati del canale, El Ciruz e Frosty, che hanno deciso di... Perperare così i loro avere. Come al solito, se vi è piaciuto ciò che avete visto o sentito, beh, non tenetevelo troppo dentro, mi raccomando. Come Ruggero Deodato, ora innesterò il dubbio in voi, perché c'è sicuramente altro di cui possiamo parlare del mondo del terrore, ma lo faremo? E quando? Lascio a voi nei commenti la possibilità di speculare e di raccontarmi il vostro senso dell'horror. E con l'augurio che i vostri incubi più profondi non diventino mai reali, vi lascio alle vostre vite. Alla prossima!